La Spacca Napoli, giunta alla sua 30ª edizione, è partita questa mattina alle 9 da Piazza del Plebiscito con il via del sindaco di Napoli Luigi De Magistris. La gara podistica, accanto alla classica da 10 km, ha proposto la mini run da 5 km. La quota di iscrizione di 5 euro è stata devoluta in beneficenza. Quest'anno infatti la competizione, oltre ad essere stata inserita nel circuito nazionale Correre Insieme, si avvale della partnership con Fondazione Vodafone, che sosterrà un progetto di solidarietà locale. L'intervento verrà realizzato all'interno del Palastadera e consisterà nella realizzazione di una ludobiblioteca con laboratorio dedicato al recupero scolastico per giovani dai 6 ai 14 anni. Un luogo dedicato al gioco, all'alfabetizzazione informatica e alla lettura, che sarà aperto anche alla terza età. Io sono molto favorevole a queste manifestazioni, correre, andare in bicicletta, vivere uno sport quotidiano nella nostra città è molto bello, non esiste solo il calcio, ma esistono tanti sport ed esiste anche un modo di far sport che può accomunarci tutti, cioè quello di svegliarsi la mattina e andare a correre, andare in bicicletta, andare a fare ginnastica in mezzo alla strada, un modo di vivere la propria città, i propri quartieri, un modo per stare bene insieme. Io devo dire, mi auguro che ci siano sempre più persone che partecipino a queste manifestazioni. Effettivamente è il terzo anno, sono contento che ce ne sono tante, mi auguro che ce ne siano sempre di più e soprattutto che siano sempre più partecipate dai nostri cittadini. Per noi abbiamo una visione di città, una città più vivibile, dove gli spazi pubblici vengono occupati dai cittadini per poter star meglio. Io sto venendo da Vienna, dove sono stato un giorno a fare delle iniziative importanti per la città di Napoli, ho percepito il grande interesse per la nostra città, ma per esempio ho visto chiaramente che Vienna, come tante città europee, è nei luoghi e negli spazi riscoperti dai cittadini che vive la sua potenzialità. Qua ancora c'è gente che pensa che dobbiamo, per fare 100 metri, prendere una macchina. Invece no, molto meglio correre, molto meglio andare a piedi, molto meglio andare in bicicletta, molto meglio camminare. Certo, i trasporti pubblici devono funzionare meglio, là ci vogliono risorse, siamo impegnati quotidianamente, ma abbiamo una visione di città. La gara competitiva è stata vinta da Enrico Signorelli, già vincitore delle scorse due edizioni.